Ben ritrovati al Notes di Antenna 3. Vediamo subito insieme, come di consueto, le curiosità di questa puntata. Nel 2012, per la prima volta, un uomo raggiunse in solitaria il fondo della Fossa delle Marianne, il punto più profondo di tutti gli oceani. A compiere questa impresa fu James Cameron, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico, che a bordo di un battiscafo arrivò alla profondità di 10.898 metri, un mini sottomarino a forma di siluro lungo 7 metri e capace di resistere ad una pressione di più di 1,2 tonnellate per centimetro quadrato. Scese ad una velocità di 150 metri al minuto e raggiunse, solo soletto, il punto più profondo della Terra, dove si stima che vivano 750.000 specie marine non ancora catalogate dalla scienza. Chi si ferma ha più vita, ma chi va ha più strade. Francisco Galvez. La curiosità del territorio di oggi ci porta a scoprire il Bastione delle Maddalene a Verona. Nel 2000 la città di Verona venne iscritta nel patrimonio dell'umanità UNESCO, anche perché rappresenta un esempio eccezionale di città fortificata che si è sviluppata lungo la storia. E il Bastione delle Maddalene è un perfetto esempio di questa evoluzione. Sulle mura del 1200 venne costruito nel 500, primo a Verona, il Bastione delle Maddalene, che prende il nome da un monastero poco lontano. In epoca austriaca il geniale architetto Franz von Scholl trasformò e aggiornò alle più recenti tecnologie d'assedio questo punto di difesa, rendendolo un interessantissimo esempio di continuità d'uso e rispetto della tradizione artistica e tecnica di una città e civiltà. Dal Notes di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci.